Siamo alla 31esima edizione, ben partecipata, soprattutto anche molto qualificata, quindi riproponiamo la formula che oramai è standardizzata e quindi ben accolta, ma sono, come dire, piacevolmente sorpreso dalla vicinanza di una serie di situazioni che ci hanno messo quest'anno forse in una maniera un po' più tranquilla rispetto agli anni precedenti. Questa è dimostrazione che è un lavoro apprezzato e qualificato e speriamo di avere un anticipo per il prossimo anno in modo da fare ancora di più le cose in maniera organizzata e soprattutto partire in anticipo per proporre la prossima edizione. Parliamo del Memorial d'Aloia nella cornice splendida di Piediluco. In quest'anno si innesca anche in una fase particolare di rivalutazione del lago e delle strutture sportive al servizio del canottaggio, con un impegno che sta prendendo forma e concretezza in queste ore sia della Federazione Italiana Canottaggio che del Comune che della Regione. Quindi il canottaggio, anche attraverso questo evento internazionale, acquisirà una maggiore centralità nelle dinamiche sportive regionali e soprattutto ternane. Sicuramente, anche se sono gare di inizio stagione, tutti i telespettatori e i nostri tifosi potranno vedere sicuramente delle gare molto combattute, oltre ai nostri equipaggi italiani che stanno affinando la preparazione per questo appuntamento. Abbiamo tutta una serie di nazioni straniere dove sicuramente all'interno di ogni specialità troviamo equipaggi di tutto rispetto.